Ma esiste un meccanismo come quello della dipendenza da cibo? Sì, esiste. C'è una bellissima review fatta molto recentemente, discussa e pubblicata su Healio Primary Care, nella sezione Nutrition, in cui un gruppo di ricercatori della University of Michigan negli Stati Uniti in realtà ha analizzato la rispondenza in un vasto numero di persone a quelli che sono i sintomi di dipendenza. La dipendenza ha ovviamente degli elementi pratici, cioè la ricerca, li vedremo anche fra poco, ma giusto per iniziare ad avere alcuni numeri. Allora, 13% degli adulti interpellati, quindi tra i 50 e i 60 anni, in realtà hanno documentato degli elementi di dipendenza da cibo o da alimenti. 44% oltre a questi hanno evidenziato alcuni dei sintomi della dipendenza, quindi senza caratterizzare una vera e propria dipendenza, diciamo una dipendenzina. Per cui è un numero veramente, veramente importante. Vi do qualche notazione in più. Sicuramente le donne rispetto agli uomini hanno una maggiore presenza di dipendenza. Soprattutto, abbiamo detto, l'età tra i 50 e i 65 anni sono quelli in cui la dipendenza è più presente, mentre andando avanti con l'età, quindi tra i 65 e gli 80, questa un pochettino cala. Per cui possiamo dire che il pubblico femminile tra i 50 e i 64 in realtà è quello che ha la maggiore prevalenza di dipendenza da cibo, addirittura il 22% in questa valutazione fatta negli Stati Uniti. Comunque rimane un tema interessante questo, anche da un punto di vista sociologico, evoluzionistico. Nel 2018 sul British Journal of Sports è stato pubblicato come esiste una componente di sovrapposizione fondamentalmente tra il consumo di zuccheri e gli effetti che sono simili a quelli di una droga, cioè di una sostanza che può indurre dipendenza. E qui ritorniamo, sono un po' gli elementi sintomatologici che correlano con la dipendenza da cibo, quindi il binging cosiddetto, cioè avere dei momenti in cui c'è un'assunzione esagerata di un determinato alimento, il craving, che è quello, come discuterò poi presente, che io percepisco verso alcuni alimenti e alcuni cibi, che è quello di avere dei desideri forti, importanti nei confronti di alcune sostanze, gli squilibri sul piano della tolleranza nei confronti di alcuni alimenti, la sensazione di astinenza. Questo è uno degli elementi che spiega poi come riuscire forse a controllare questo elemento, cioè capire che non esiste una sindrome di astinenza. Si riesce a dire che si ha un rapporto col cibo positivo quando la sindrome di astinenza non c'è. Allora, la logica è che di fatto i cibi dolci o i cibi in genere hanno una sorta di creare una sorta di gratificazione che va a mimare gli effetti delle sostanze oppioidi. Allora sembra che ci sia esattamente questa azione di stimolo tra gli zuccheri introdotti e gli effetti oppioidi naturali che vengono rilasciati nell'organismo con l'uso degli zuccheri, che vuol dire che ci fa bene, ci può fare bene, ma la continuità e la intensità di questa assunzione può diventare distruttiva. In realtà la dipendenza che avviene rispetto agli alimenti è molto legata agli zuccheri. Allora, c'è un dato che è stato pubblicato nel maggio del 2023, quindi sicuramente molto recente, su Clinical Nutrition, in cui si è visto che nelle persone che hanno una dipendenza da cibo, in realtà il diabete di tipo 2, quindi il diabete alimentare, si sviluppa 5 volte di più, cioè c'è un rischio di sviluppare il diabete che è anche 5 volte più elevato di quello che c'è nelle persone normali che non hanno una dipendenza da cibo. Allora, questo nella valutazione che è stata fatta studiando scale molto validate, la Yale Food Addiction Scale, ad esempio, per definire
la dipendenza, in realtà si è vista con forza questa associazione tra diabete di tipo 2 e addiction, e questo anche rivalutando una serie di registri complessivi della popolazione. È di rilievo questo, perché è un valore decisamente elevato. E come si fa? Io ad esempio sono sicuro, ho una dipendenza direi di tipo diabetico, quindi legata ad una predisposizione genetica, e quindi ho dei craving, cioè dei desideri spiccati. Per i dolci non mi interessa, sicuramente per il vino buono c'è una spinta. Una delle cose che mi aiuta e mi confronta e mi aiuta a scegliere è la valutazione del metilgliossale, quindi capire quando supero determinati limiti, e la capacità di creare degli spazi di interruzione, quindi non una dipendenza quotidiana. In quel modo riconosco che esiste una componente positiva di ricerca di un alimento, ma so che riuscendo a filtrarlo, inserendo dei giorni di filtro completo rispetto a queste sostanze, capisco che sono forse vicino ad un meccanismo di craving, ma non con la dipendenza, e quindi presumo anche di riuscire a controllare l'evoluzione diabetica che teoricamente mi toccherebbe.